Effettivamente ci sono un po' allo Fiat, non so come riuscirete a sentirmi perché sto registrando col microfono un video veloce al volo e il video del martedì, serie I consigli dell'appassionato. E niente, oggi siamo qui nella serie I consigli dell'appassionato, dove vi voglio dare questo piccolo suggerimento, anzi piccolo esperimento che sto facendo io. Ditemi cosa ne pensate. Concimazione in trincea. Questa è una concimazione in trincea senza fresature, senza niente. Andremo a mettere in trincea tutti i nostri scarti vegetali, i nostri scarti in decomposizione, i nostri scarti semidecomposti. Quindi adesso abbiamo scusate, dei gusci delle uova, abbiamo tantissimi gusci delle uova, abbiamo scarti di porro, abbiamo scarti di residui dei pomodori, fazzoletti di carta. Vedete lì abbiamo tantissime cose che un po' alla volta si andranno a decomporre. Vedete, abbiamo delle radici dei pomodori. Abbiamo di sterpaglia e niente, adesso io andrò ad aggiungere anche prossimamente un po' di letame, del letame che ha 8 mesi più o meno, quindi non è del tutto maturo. Vedete lì sto aggiungendo degli infestanti, poi una volta aggiunto tutto quanto, vedete come faccio pesto la nostra trincea ottima. Adesso vi faccio vedere con voi proprio il pestaggio della trincea, vedete così. Questo è il pestaggio della trincea. Ok, e dopo utilizzerò quella terra lì che è la terra che ho scavato della trincea per chiudere il tutto, e poi metterò il telo e pianterò i pomodori. Niente, è un piccolo consiglio che vi ho voluto dare io, un piccolo suggerimento che vi ho voluto dare io, perché comunque io ho deciso di fare così e via dicendo. È un esperimento che sto facendo. E niente, si può utilizzare materie in decomposizione, quindi un cumulo magari di compost che ha 2 mesi. E quindi si può mettere qui sotto e poi chiudere, che la decomposizione andrà avanti per tutto il ciclo vitale delle nostre piante. Quindi mettiamo peperoni, che mettiamo melanzane, che mettiamo pomodori, che mettiamo zucchine, che mettiamo qualsiasi cosa, e avranno sempre sostanza organica pronta e materia buona e ottima per poter fare, come si dice, il lavoro di decomposizione, ecco, decomporsi e avere sempre, ecco, ho messo anche della cenere che aiuta la mineralità. Altra cosa che vi voglio far vedere, avevo la zappa qui, che stavo un attimino muovendo la terra, qui è un altro tipo di concimazione questa, che praticamente sopra abbiamo della torba. Vedete, questa qui è una torba che tanti magari si domandano che cos'è, che cosa non è questa roba qui. È una semplicissima torba che io prendo in discarica, che fanno con una torba fatta a macchina, quindi un compost fatto a macchina, io lo prendo e lo lascio qui decomporsi. Sotto, vedete sotto qui, adesso vi faccio vedere io sotto qui cosa c'è. Vedete, sotto qui c'è questo qui è un residuo di letame, questo qui, scusate, questo qui è letame. Io ho chiuso, ho messo la torba sopra. Poi cosa farò? Lascerò che tutto quanto si assesti da solo, pioggia, non pioggia. Quando ho finito di raccogliere, vedete, quei porli lì, metto tutta quanta ancora torba, che ne ho portata a casa io la chiamo discarica, ma si chiamerebbe più in gergo tecnico ecocentro. Metterò ancora le robe e poi pianterò proprio all'interno qui. Pianterò delle piante arrampicanti, in questo caso perché ho una rete. Ho messo il letame, ho messo la cenere e adesso ho messo la torba. E la torba può essere anche compost, si chiama torba da discarica, però è uno scarto di umido e secco, umido diciamo di cucina e secco, lì a ramaglie e piccoli pezzi di legnetta, tutto macinato a macchina, quindi molto molto buono, potrei dirvi anche. La utilizzo sull'orto per avere magari quando abbiamo dei problemi dove magari la terra è troppo sfruttata, aggiungiamo anche questo qui mentre zappettiamo la nostra terra, aiuta ad areare, scusate, aiuta un pochettino la decomposizione, diciamo aiuta un pochettino a migliorare la struttura, ecco. La utilizzo io per fare queste cose qua, come potete vedere le utilizzo io, anche se abbiamo poca terra nell'orto, io porto tanta torba per avere più sostanza e aumentare la terra, ecco. Niente di che, ecco, per questo video della serie consigli appassionato è tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio con questi due tipi di con due questi due tipi di concimazione, ecco. Vi terrò aggiornati con i prossimi video e niente, per questo video della serie appassionato è tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti amici da Paolo Fiat.